Sarà Carlo Stassano a celebrare da presidente il 50° di fondazione dell'Atletica Interflumina. Il voto dell'assemblea dei soci, 58 di tutti i partecipanti, ha riconfermato a larga maggioranza proprio Stassano nel ruolo più importante, dopo che lo stesso ha tracciato una relazione morale seguita dalla relazione tecnica di Marco Falchetti. A prendere la parola anche Gianfranco Belometti, uno dei tre soci fondatori. È con grande gioia che stasera ho visto una partecipazione davvero corale di tanti soci, consiglieri e candidati al consiglio, al nuovo consiglio direttivo, e quindi la soddisfazione è grande. L'obiettivo principale che attende il nuovo consiglio direttivo è sicuramente la celebrazione nel 2025 dei 50 anni di fondazione dell'associazione. Sappiamo tutti che la storia dell'atletica leggera risale al 1968, quindi sono più anni, però lì era l'atletica di Casalmaggiore. Dal 75 è nato proprio col sentimento, la passione, l'intuizione dei sindaci dei quattro comuni di Casalmaggiore, Piadena e di Viadana e Bozzolo, l'intuizione di allargare lo spirito dell'atletica leggera, ma come valore educativo e sportivo, a tutto il comprensorio. Io ho accettato la candidatura a presidente perché mi sento troppo impegnato sulla responsabilità di quanto persone di fiducia e amici hanno inteso assegnarmi. Il Consiglio, che resterà in carica 4 anni, ossia un mandato olimpico, è composto da Mauro Sartori, Teodolinda Baroni, Filippo Bertolotti, Alberto Bernini, Davide Barosi, Sebastiano Fortunio, Federico Tonto Donati e Alfio Giomi, che però dovrebbe lasciare il posto a Calogero Tascarella. Poi ci sono i tre revisori dei conti, Gianni Mantovani, Roberto Asinari e Andrea Schiroli.